Cari amici di Pop Tutorial Italia, qui il vostro Enrico De Marco, pronti per la seconda classe di Con Calma. Grande Michela. Ragazzi, tenete d'occhio tutti quanti le mail, perché manderò anche lì contenuti speciali proprio sulla danza. Vale, lo dicevo, un tono un po' negativo però così. Così ti scrocchi. Fai lezione, non ti mettere a scrivere. Dopo ce la consigli, anche a me. Dopo glielo ce la dici, devo consigliare una serie di video. Vabbè, molto molto volentieri. Allora, ok. Allora, iniziamo ragazzi a ripetere il lavoro che abbiamo già fatto nella prima lezione, ok? 5, 6, 7, 8, 10, 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, and 7, and 8. 1 and 2, 3 and
fuori. Mi raccomando, fate bene questa web. 3, tanti video che ho visto, questa web era sempre un po' tralasciata. 3, and 4. Le braccia vanno più alla testa delle spalle, gomiti rivolti verso l'esterno. 5, and 6, and 7, 8, and up. 1, 2, and 3. 4, and 5. 6, and 7. 8, E, and up. E siamo arrivati fino a qui, ok? Ci state, ragazzi? Fatemi sapere con qualche bel cuoricino, oggi ne sto vedendo pochi, non so se è il programma che non me li fa vedere, li vorrei vedere, lo sapete, mi fanno stare sempre di buon umore. Quindi, se va bene, veloce, cliccate, così capisco che è tutto a posto. Allora, vai di nuovo con calma. 5, 6, 7, 8, 10, 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, and 7, and 8, 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, 8, boom, boom, crack, twist, click, click, and up, rolling, boom, 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 click. Mi dite? Ci siamo? Dice Ale, a me si sta bloccando, ti prego, no, Alessia? No, veramente, ragazzi, non me lo dite. Ci state? Mi date notizia se è tutto in ordine? Mi sa che siamo costretti a tornare a casa mia. A casa andava meglio, funzionava meglio, vedi qua che c'era tutta l'attrezzatura, lo sfondo, eccetera. Lavinia però dicevo tutto ok, a me va. Ok Ale, allora magari prova a uscire e entrare un attimo, forse è un problema tuo. Può essere. Ok, allora giovani, se mi dite che è tutto a posto, io vado subito avanti, però è strano perché sono convinto che hanno fatto i cuoricini, ma non li ho visti, vedo qualche accenno ogni tanto, ma non mi appaiono. Secondo me non è. Sarà colpa del Huawei. Ah, il Huawei non ti fa vedere, vedi? Il mio iPhone fa vedere i cuoricini, il Huawei no. Sonia tutto benone, a me va bene, da me ok. Perfetto. Allora, ragazzi, facciamo 3 volte, veloci insieme, ok? Sulla musica. Anzi, facciamo 3 volte. Facciamo 3 volte insieme sulla musica e poi andiamo avanti, d'accordo? Fate fighi, guardate bene che poi lo sapete, voglio vedere i video, tanti sono i video che ci sono arrivati e sono felice, l'avete condivisi, ne abbiamo parlato, bello, 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 bello così. Allora, ok, via, ci siete? Oh, mi raccomando, ho visto un sacco di tipe stilose che si atteggiavano con le pancia da fuori a fare tutte sotto la doccia. Così si fa. Skill! Run! Boom! Pow!
delle scelte, passato dal lato lirico al lato delle battute, e ogni volta cerco di farvi sentire quello che io voglio che voi sentiate, perché all'interno di una musica ci sono diversi modi di ascoltare, io ne scelgo uno, cioè quello che mi prende di più, quello che secondo me è più affine, al mio orecchio, al mio mood, insomma al mio spirito artistico, e da là cerco però di valorizzarlo facendolo capire a chi mi guarda, è chiaro? Quindi è proprio questo il punto fondamentale, cercare di entrare in sintonia con la musica e cercare quindi di fare poi capire questa sintonia allo spettatore che ti guarda, ok? Se sei in sintonia tu, molto probabilmente chi ti guarda ha la stessa sensazione, se invece questa sintonia non c'è, ci vai un pochino a cozzare, però piano piano, non c'è, so che i livelli sono diversi, chi mi segue che vorrebbe andare più veloce, chi mi segue che vorrebbe andare un pochino più lento, quindi ci sta, è un po' un'area di mezzo questa, per stare insieme, è un modo bello per stare insieme, ok? Allora, detto questo ragazzi, io direi subito di andare avanti, d'accordo? Piano 5, 6, metto questo bene, sì? 5, 6, 7, e siamo arrivati a quella, che boom boom, mi raccomando fatemi bene questo passaggio, non me la rozzate, e sinistra, up, salgo, and. Ora, la coreografia vorrebbe sempre uno spostamento laterale importante, non so se Max riesce a seguirmi così oppure se vogliamo farlo sul posto, mi riesce a seguire Max con le due risposte, ci proviamo, quindi cosa succede da qua, 6, 7, and, braccio destra fa, boom, and, doppio, and, su, and, up, 5, 6, 7, and, up, and, up, and, up, and, cut, 5, 6, 7, and, boom, shot, boom, cut, 5, 6, 7, and, 1, 2, 3, 4, 8, di nuovo lento, 7, and, 5, and, 6, and, 7, and, 8, and, da qui cosa facciamo ragazzi? Se c'è lo spostamento, Max mi segue con la camera. 7 e che cosa faccio? Spinta a sinistra e faccio E. Insieme. Chiudo. E. Chiudo. E. Giro e salto. Lato destro. Quindi dietro di me. Saltellino piccolo. Boom. E da qua stacco. La. Gambe aperte. E tiro i due tempi. E. Questo braccio, entrambe le braccia vanno a chiudere. Tra. 7 e stringono verso l'addome. TG. 7 e come faccio a dare questo effetto? Leggerezza, saltellino. E boom. 7 e la gamba sinistra piega i due tempi. Tic. Quindi prima soltanto piego, secondo tiro verso la gamba destra. Le braccia sono qua su e chiudono verso l'interno. Boom boom. Subito, giro rapidissimo, gamba sinistra dietro. Attenzione, questo è molto veloce. 7 e braccio destro spinge la spalla, whoop. Rapido, 7 e turn, gamba destra che allarga, mano sui fianchi, fai click, anche che vai con i tempi, e, la che boom boom, dici, 7 e boom boom, sederata, crack crack, pam. Per i ragazzi all'ascolto, per tutti i ragazzi all'ascolto, mi servite tempo, ma c'è troppo sedere in questa coreografia. Ma in realtà, le ragazze guardano il sedere, quindi niente di male, cioè anzi, ok, muovetelo, imparate la burla, mi aiuta, fidatevi. Ah, ok, Max aveva fatto le sue magie tecnologiche. Oh, allora, ditemi anche se la ripresa è giusta, se è tutto ok, se vedete, eccetera, eccetera. Comunque, da qua ragazzi, quindi il passaggio sarà 5, 6, 7, 8, 10, crack, bang, crack, da dirigere, se no mi vado io, ma 6, 7, and, boom, and, boom, and, boom, ma non sbaglio io, 5, 7, and, crack, and, crack, and, crack, bang, boom, and, base, base, giro, click, click, su, la. Questo è proprio uno sfogo, le braccia salgono in wave, la gamba sinistra sale, e la, senti l'addome che ti tiene, boom, la, ok? Rivediamolo con calma, like a boom boom, hand, one hand, two, adesso lo faccio un attimo fermo, che è quello che poi in realtà, se avete una stanza piccola, adesso c'è a disposizione una sala, spazio di è diverso rispetto a quello di una casa, quindi se lo avete vi allargate, se non lo fate sul posto, la tecnica rimane la stessa, gang gang, one, two, three, 7 e quindi fare boom, shot, boom, click, e boom, boom,
Quindi, e vediamo di nuovo con calma. 5, 6, 5, 6, 7, and like a boom boom girl. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and up. In questa posizione. Mi dite se va bene, raga? Fate sapere? Ok, io vado un po' piano, ma per i primi tempi. Nel senso che vai un pochino piano perché ti rallenti. Vabbè, se avete qualche domanda specifica da rivedere nel primo pezzo, ragazzi, a parte ricordatevi che c'è la live è girata a casuccia mia, ok? Quindi la sala bianca, questa è la sala viola e nera arancio, però con il loghino di Pop Tutorialità, vedete un bel passo avanti, vedi, lo sto facendo? Ah, che carino! Bene, allora, mi dite se così va bene fino adesso? Anche i cuoricini bastano, se vedo che non ce ne sono, in genere me ne fate sempre, vuol dire che io non li riesco a vedere, quindi se non li riesco a vedere, mettete un attimo un commentino, pure il cuoricino messo come scritto, diciamo, ok? Non è che l'hai tolti tu non volendo, Max? No, ma non vedo nemmeno che è in diretta adesso, non fa vedere più niente. Sta cosa mi puzza. Vabbè, comunque, dai, andiamo avanti, sperando che non vi siate bloccati. 5, 6, 7, da parte nuova. Ta-da-da. Boom, and. E vado 1, and 2, and 3, and 4, 5, 6, and 7, and 8. Attacchiamo tutto con calma. 5, 6, 7, 8. La facciamo da capo? Sì, io direi anche da capo. 5, 6, 7, 8, and 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, 7, and 8, 1, and 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, 8, and boom, boom, ha. Cross and up, boom, and woo, big, di, and ha, and bass, 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 cap, boom, boom, volley, di, and. Questo è proprio di, and. Ok? Se mi dite che va bene, raga, me la faccio pure provare in musica, così mi dite. Va bene, dici. Ok, guarda il video in diretta. Oh, Paoletta, esci tornata adesso. Mo sei venuta a fare guardare il video in diretta. Paoletta, devi fare tutta la lezione precisa, ti ho detto. Yes, grazie. Va bene, Giulia, perfetto. Maestro, una volta tutto dall'inizio, l'ho appena fatto. Quindi non ho neanche letto e l'ho fatto già. Mi leggo bene il pensiero. Di nuovo lento, ragazzi, un'altra volta dall'inizio e poi ce la spariamo con la musica, ok? Attenzione a questi passaggi che li voglio belli grossi, anche il petto la vuole, eh? Aspetta, io. 7, and 1, ha, ha, quick and base, babe, roll, pili, ha, ok? Questi li voglio belli grossi. Anzi, facciamo una cosa, prima di vederla adattata oggi, già ve l'ho fatta vedere una volta dall'inizio, mi guardate una volta, la proviamo insieme, però voi mi guardate, quindi fermi, provatela nella vostra mente, mi guardate e vedete di capire dove sto lavorando, d'accordo? Dai! Sempre qui tutta la parte super stile, super... Stile, fratello. Si bloccava, Paola dice si blocca di continuo. Ma mo si blocca un'altra volta. Anzi, avevo commentato a Facebook. Paola Blanzan dice: raga, si blocca tutti. O forse quando capita, Paola, magari è un problema della linea tua. Prova a uscire e rientrare subito. Dovrebbe aggiustarsi.
Fatemi sapere. Nancy dice adoro, grande Nancy. Lavinia dice a me no, non si blocca. Quindi dovrebbe funzionare. Ok, io ho riavviato il telefono e non si blocca più. Ok, ho riavviato il telefono addirittura. Francesca non si blocca, a me va bene Nancy. Ok, allora la coreo, tornando al discorso della Michela, boom. No, va benissimo Sonia, a me no, ok. Ok ragazzi, ci sta venendo l'ansia quando segniamo a qualcuno che si blocca. Yeah, per favore non vi bloccate. Allora, va bene, quindi non ho capito, va bene la linea o va bene la coreografia? Fatemi capire se la coreografia va bene. Ah, voglio fare un test cuoricini, perché devo capire se mi arrivano o no. Facciamo test cuoricini, per favore, cuoriciate! Tanti cuoricini, voglio vedere se arrivano. Il Boom Boom Girl, me lo fai rivedere, please. Like Boom Boom Girl. Boom Boom Girl. Sette, siete, ah scusatemi, questo è vero, ecco, li vedo, guarda che fanno, non arrivano, tutti fanno, sì, fa tic-tac. Sono fulmini. Sono fulmini, non sono, poi quando stavo a casa mia che li vedevo tutta a nuvoletta, vabbè, comunque non importa, l'importante è che mi parlate, ecco, quello è fondamentale. Ragazzi, questa cosa che sono andata a dirla, per le tante ragazze che ci seguono, che siete comunque la maggioranza, sette, io ho pensato di far questo, sette, yeah. Una cosa figa personale, quindi non questo verso l'alto, ma le braccia che vanno e fanno clic clic e poi rum, una wave da dietro, quindi tada, yeah. Io farò questo invece, più da uomo, boom, là, verso l'alto, ok? Lo proviamo insieme? Se mi dite di sì, io vado avanti. Tutte e due, qua è tutte e due? Non ho capito manchio, forse tutte e due, boom boom pow, ce ne sono due? Questo, boom boom. No. Forse va bene a tutte e due le cose, sia la linea che la coreografia. Tutte e due, giusto. Allora, ragazzi, ascoltatemi bene. Se siete pronti, sentitemi sì, scrivetemi un attimo, sì, ok? Faccio manino, sì. Non fate i cuoricini che non li vedo. Fatemi sì, manine e faccette, perché così capisco come possiamo andare con la musica. Nel frattempo sì, musica. Musica, dico? Ok. Allora, si va a fare la musica. Pronti? Aspetta, metto gli occhiali sicuri. Ci dice io sono impedita, cacciaci una perla volante. Ragazzi, non è importante riuscire a danzare già la prima volta che venite a fare la diretta, oppure anche se avete fatto delle altre bene come me o come chi vedete che possa il video sulla pagina. In realtà è importante fare un passo avanti in base a quello che è il proprio livello. Questo è importante, quindi migliorarsi, crescere. Il fatto che tu non riesca a fare questo lavoro non vuol dire che sei impedita, vuol dire semplicemente che hai trovato difficoltà in questo lavoro. Al prossimo potresti andare una bomba. Chi lo sa? Prova! No! Vai ragazzi, io vi guardo, l'occhio del grande fratello! Fatemi vedere! Vai, agitatevi! Vai, rotazione! Saliva pure! Positività. Proviamo un'ultima da soli, vediamo che combinate.
che dicono, ma dice Marica, l'incrocio prima del giro è al 6? Yes, bene. Allora, l'incrocio prima del giro è al 6? Che, Marica, che domanda difficile mi hai fatto, aspetta. Allora, 8 and 1, 2, 3, 5, 6, 6, 6 and 7, no, è a 4, non a 6. Tu dici di questo stai parlando, eh? 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, questo mi dice 8. Like boom boom girl. 7, 8 and 1, 2, 3 and 4. Forse a 1. Sì, tra l'8 e l'1, perché ti trattini un po'. Cerca di sentire però più la musica. Sì, 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 sì. Vabbè, il tempo è quello, Però cerca di capire perché abbia fatto quella scelta e non perché abbia fatto un'altra scelta. Io ho sentito la musica, quello è importante. Ok, ragazzi, com'è andata? Mi dite se va bene per tutti? Mi date un cielo di visione? Sono, dice, io ho paura della parte successiva, tranquilla, so. No, perché? Non lo so. Vabbè, comunque, siamo avanti, allora andiamo? Posso? Da qui, 7 and 8. Da questo passaggio, lavoriamo un pochino di wake. Cosa faremo? Braccio destro su, braccio sinistro sulla fronte, ragazzi, attenzione, Io faccio questo. Quindi non dietro la testa, non sulla fronte, ma appoggiato qua sul braccio e con le braccia un pochino rivolte verso l'avanti, d'accordo? Quindi questo sarà il mio lavoro. Braccia sempre vive, 7, and facciamo, and 1. Solo il polso piega in avanti, and 1. Da qui cambio e faccio, and 2. 7, and 1, and 2, and 1, and 2. Noi il mio braccio destro va sopra, il sinistro e dietro, 1, cambia, scivolo dentro, 2, crack, and crack. Attenzione a non fare brutti gesti, mi raccomando, ragazzi. Faccio ansia di sto blocco, 7, and cap, and cap. Allora, cosa succede? Un po' come nel monastery, ve lo ricordate? Noi l'abbiamo studiato in Gianni di Giallo, vero? Questo lavoro qua, crack, crack. In questo caso prendo una prima un po' più netta, un po' più dritta, ma il concept è uguale. 7, quindi allungare a sinistra e fai E. Qui e qui. Quindi gamba destra che allarga, cioè scusate, gamba sinistra che allarga, la destra che piega. Qui. Gamba destra che allarga, sinistra che piega. Crap. 7, and crap, and crap. 7, 8, and up, and up. Le braccia su, and boom, and up. Quindi se voi volete fare le sexy, cosa che vi consiglio caldamente di imparare a fare, se non lo sapete fare, se lo sapete fare di farlo ancora meglio perché non c'è limite alla crescita, da qui fate e andate subito avanti. And one, and two. Da qui le mie braccia vanno destro, dietro, sinistro, avanti. And three. And three. Sulle spalle. And up. Ok. Ma devi ricordare anche a me. Boom, boom. Sì. Sei, sette, and. Vado in destra. Boom. Sini, destra, dietro, sinistra, avanti, gamba sinistra che procede, passo e gamba là, non faccio un passo troppo lungo, il primo è lungo, il secondo è solo là, ok? Tenete presente che tendo sempre a non esagerare le mie aperture, che altrimenti mi perdo nella diretta, nella camera no, ma nella diretta sì. Quindi tendo ancora, 5, 6, 7, 8, and click, and up. Da qui le mie spalle fanno rotazione da sole. Boom. Come faccio? Le alzo un po' senza contrarle, se la sembra un armadio che si muove. And boom. Solo il tallone. And up. Low. E qua vedete venire proprio quel momento. Yeah. Come sono fico. Oppure come sono fica. Che modo l'altro, ragazzi, è fondamentale di questa cosa che vogliamo parlare. Cioè, la figheria. Che significa essere figli? Cioè, l'emblema dell'essere figli è essere ballerini. Non mi importa qual è l'opinione personale che avete di voi stessi. Cioè, voi potete pensare di voi quello che volete. Potete sentirvi introversi, inadeguati, quello che volete. La vostra vita privata deve sempre stare fuori dal palcoscenico e dalla danza. Quando ballate dovete diventare per un momento Dio. Con questo non voglio essere blasfemo, cioè non voglio dire, voglio parlare di religione. Però voglio dire che se ci pensate anche ai tempi più antichi, uno dei modi di connessione delle persone era quello di danzare per gli dèi, perché li faceva sentire vicini a qualcosa di divino. Perché? Perché loro si sentivano bene, davano fondo a loro stessi, ai loro sentimenti, li esprimevano in una maniera differente dalla semplice comunicazione.
che diventava un'arte così profonda tanto da poter comunicare con gli dèi. Ok? Quindi questo è un pochino ancestrale come concetto, però si lega benissimo a quello che vi voglio dire io, perché voglio dire che quando ballate vi dovete sentire belle, belli, potenti, e con questo non voglio dire che poi dovete diventare presuntuosi, che è uno step successivo, perché io mi sento figo, allora vabbè, no, che vuoi la fotografo, no, ma non mi parlare, sono troppo bello, troppo bella, no. Quello diventa troppo, però quando si danza, nel momento in cui si comincia a danzare, c'è gente che ti guarda e tu devi essere radiosa, luminosa, cioè devi essere, e se tu non ti ci senti così, nessuno ti ci vedrà mai. Se non ti convinci prima te stessa ad essere, a vederti in questo modo, le persone non ti vedranno mai in questo modo qui. Anche se deve essere relegato al momento di danza, questo poi, a mio parere, dovresti prenderlo e usarlo anche un po' nella tua vita, con la giusta misura. Perché come quando vi dico, raga, per dire, facciamo una coreografia dove si cammina, allora, una persona normale che deve andare in un bar camminerebbe così, tranquillo. Se ti chiedo di danzare e di camminare, fare un walk, walk, cammina, questo è l'effetto. Quindi, qual è la morale di questo piccolo esempio che vi ho fatto? Semplicemente che mentre tu stai camminando in una situazione normale, anche se sei sicuro di te e stai bene con te stesso e ti senti figo, cammini normale. Se devi fare la stessa cosa su un palcoscenico oppure per un pubblico che ti guarda, esasperi la faccenda. Quindi ci vuole come al solito equilibrio qui nella testa, ma il concept che vi ho detto non solo vi aiuta nella danza, ma vi aiuta proprio nella vita, giustamente nelle proporzioni che lo necessitano. Quindi in uno sei sul palco e diventare un attimo radioso come un dio funziona, farlo per strada diventa un attimino esagerato, ok? È chiaro? Va bene. Io ho visto dei cuoricini qua là che salivano e vi ringrazio tanto, però io non li ho visti, credo di averli ringraziato personalmente prima per chi me li ha fatti. Torniamo a noi, vado piano, 5, 6, 7, 8, siamo arrivati qui, boom boom girl, and up, then up, and cross, and spalle, solo talloni, giù, wow, ok? Quindi bello figo questo, eh? Tutto questo per raccontarvi di un solo passo. Tutto questo per raccontarvi. Ve lo fai il cretino mentre spiego, vedi? Mi dà fastidio. Mamma, qualcuno che lo strilla, maestro Max, per favore. Di nuovo 5, c'è già proprio la mamma che mi guarda. 6, 7, e quindi di nuovo 2 e 3 e a 4. Bello figo, anche le spalle ruotano un po', eh? Va bene, basta un po' di più. 5, se volevo dire un'altra cosa, però voglio fare la lezione di più. 7, 8, and clip, and roll, and a hat, roll. Quindi, black, boom, boom, pearl, and 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, and 7. Da qui abbiamo fatto rolli, gamba destra sale su, le braccia fanno questo lavoro a forbice. Quindi, verso l'alto, 7, and. And ha, 7, and la mia gamba destra si alza, and ha, e scendo giù in piedi, 6, 7, 8, and ha, da qui fare il primo colpo di bacino, schiena sempre curva, qua, qua, and boom, like boom, boom, yeah, da qui punto la gamba sinistra in avanti, la già così aperta, sposto tanto il busto verso il fronte, i miei colpi salgono verso l'alto. Scivolo e torno su, ok? Riguardiamo tutto questo con calma, piano. 5, 6, 7, 8, 10, 1, and 2, and 3, and 4, 5, then 6, 7, 8. Ah, le mie braccia sono quelle che state qua, no? Sono più violette. Là, ok? Di nuovo lento, 5, 6, 5, 6, parte nuova, 8, up and 2, and 3, and a 4, 5, and 6, 7, 8, ok? Ci siete? Vediamo tutte e due le 8, mamma senza cuoricini non mi trovo, quando il gioco si fa duri, i duri giocano, giusto? E vi dico quello che dicevo prima, che me lo ripeto sempre anche io, perché cioè c'è stato uno durante il momento di sconforto, posso dire qua, però mamma mia, non ce la faccio più.
E me lo ricordo, me lo ridico, quindi dirlo a voi aiuta anche me, mi tiene su. Lo dico a voi, lo dico a me stesso. Di nuovo piano. Quindi quando volete dare un buon consiglio, ricordatevi, datelo e credeteci davvero, perché vi ritorna. È un karma, una ruota che gira. Tu lo dici a lui, lui capisce, lui, lei, chi è, insomma, lo capisce, tu capisci che quello che stai dicendo è vero, è profondo, è istintivo, è passionale, a lui arriva e te torna indietro. Quindi un vortice di emozioni. Minchia, la linea che non va oggi mi piglia proprio sentimentalone. Comunque, fai lento, si max mi dice se passa cosa dei cuori, perché non fa paura. Fai, io penso che sia la questione di linea, però. Di nuovo, lento da tutto quello che abbiamo fatto oggi, raga. 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ok? Vi venavate a concludere per oggi. Questa ve la spiego un pochino più fast, avrete sicuramente bisogno un attimo di guardarla con calma anche nei video che comunque lasceremo, perché domani sarà appunto il link, quindi ci sarà il link, così che poi venerdì possiamo concludere insieme l'ultima lezione della settimana. D'accordo? Quindi da qui andiamo a fare vocca. Da qui per te è molto semplice, le braccia a 40. 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6. Con i piedi cosa succede? 7, and. L'impatto che abbiamo fatto, boom, boom, and. 1, gamba sinistra, braccio destro. 1, and. Quindi, sinistra, destra. 1, and. 2, and. 3, and. 5, 6, 7, and. 1, and. 2, and. 3, and. Sono qua piegato. 4, and. 5, 6, 7, 8. Boom, 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 boom. Click, click. Di nuovo lento. 5, 6. Questo sarà molto aggressivo, eh. Qua io voglio proprio belle atomiche. Boom, 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 boom. Clack, clack. Di nuovo lento. 5, 6, 7, 8. Crack, 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 crack. Questo non è all'indietro ma benzina avanti. Crack, crack. A spezzare, non è sensuale, il busto spinge verso l'avanti, quindi il bacino fa vroom. Questo lavoro è molto più maschile che femminile, chissà perché. Comunque, dai, 5, 6, 7, and crack, crack. Ok? Rivediamo di nuovo con calma, se arrivate a questo, boom, and boom, 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 crack, crack. Da qui ci siamo? Rivediamo un secondo, ripartiamo da queste braccia, fa 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ecco, questo me lo dimenticato. La gamba destra va in avanti, 4, quindi che succede? L'abbiamo fatto, boom, 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 sono aperto, crack, crack, bacino che spinge in avanti, di nuovo lento. Fai solo questo ultimo passaggio. 6, 7, 8. Gamba sinistra che va indietro. Salto verso l'alto. Il braccio destro spinge su. Tiri il rap. Che succede a queste braccia? Sul braccio destro, scende verso sotto, va nel buchetto, torna giù. 7, e boom, tiri da. 7, 8, boom, tiri da. La gamba spinge indietro, boom, tiri, rip, voilà, 7, and, boom, tiri, là, solo braccio, 7, su, boom, and, clap. E vediamo sempre da questo passaggio, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, gamba destra insieme, è una 6, quindi sinistra che va, boom, destra, è una 6, è una 7, il braccio destro sale, è una 7, gomito, il tallone a terra fa, tallone, punta, tallone, ancora lento, rivediamo.
vediamo, solo un po' un casino. Sempre da passaggio nuovo, 7, hand, boom, 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 hand, cra, cra, vu, tira, tiri, ri. Che succede con il mio tallone? Tallone, punta, tallone, da qui le mie braccia sono su, 7, hand, le mie braccia fanno roll, 7, hand, la mia destra va dietro, boom, 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 e, sì? Di nuovo lento, è finito quasi. Di nuovo piano piano. 5, 6, 7, 8. 1, hand, 2, hand, 3, hand, 4, hand, 5, 6, and 7, and. E dato che finisce, 7, and. Da qui vi fate, aperto tutto, ok? E per oggi io mi fermo qui! Per favore date un nome di cuoricini, vi prego, fatemi le faccette sorridenti, i cuoricini, le cose belle. Aspetta, che avete scritto? Io sto in prima linea, per il discorso di prima, penso. Ah, sì, penso, sì. E poi stavano studiando. Giusto, ok, quindi mi fermo qui per oggi, eh. Ci siamo? Vedo qualche cuoricino, purtroppo io non li riesco a vedere. Mi fa qualche bollicina, così eccoli, tipo... Ecco. Scrivetemi, fate il sorrisino che mi piace vedere. D'accordo? Oh, raghi, vediamo se tutto quanto è a posto, più o meno, come va? Ci stanno? Con l'idea, eccoli là, li vedi i primi cuoricini, faccette cuoriciose. Ecco qua, yeee, brava! Avete capito come mi piace, che fate? In genere funzionano i cuoricini, oggi non vanno, non so perché. Ok, vedo bambine che applaudono, faccette cuoriciose, cuoricini ancora che continuano ad andare, anche se vedo tipo flash. Bene, 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 bene. Ok, ragazzi, ci state? Cerchiamo di capirci un secondo. Siamo arrivati, penso, bene fino a boom, boom, pow. Da qui era, and one, and two, and three, and four, five, and six, and seven, and one, and two, and three, and four, and five, and six, 7 and 8. Questo 8, fatelo come vi pare. 8, 8. Fatelo figo, sentitevi bene quando lo fate, ok? Poi domani, venerdì, scusatemi, quando ci rivediamo, lo rivediamo, lo ripuliamo e andiamo subito avanti per concludere la classe. D'accordo? Allora, rivediamo ancora lento, anzi anche più lento di così. Max, mi fate vedere, iscrivete a Max se yes. Va bene. Bene, quindi, bene, ci siamo, dai, da provare. Faia, non so, grazie mille. Faia. Faia, oh, ok. Cinque. Scappo che ho break dance a venerdì. Ciao Elisa. Che fa? A break dance. Deve fare break dance. Oddio, ma a casa se la fa? Pensa. Pensa. Se va in giardino. Prossima diretta. Vabbè, oh, raga, ci siamo? Letto fare. Six. 5, 6, 7, 8, da parte sempre nuova, 7, and 1, and 2, and 3, and a 4, 5, and 6, 7, 7, 8, 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and a 6, 7, and a 8, ok? Rivediamo adesso tutto il passaggio che parte da qui. 5, 6, 7, and like a boom boom girl. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, and 2, and 3, and a 4, 5, and 6, and 7, 8, 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, 7, and 8. Come va? Parlatemi, non mi fate cuoricini perché non li vedo, voglio sentirvi. Yeah, sì. Ah, in salotto. Vedi di rompere qualche lampada mentre fai break dance, non ti ammazzare. Ditemi, raga, ditemi come va. È troppo, troppo poco, non ci avete capito niente, vi siete persi. Va bene, anche va bene. Anche va bene. Anche se io ho capito tutto. Bene, Alessia. Ok, grande Alessia. Yes, Michela. Ok.
Wow. Oh, ok. Bene, Lavinia. 3 serie da 8. Aiuto. Yes. Benissimo, solo l'ultimo 7-8, dice Sonia, cioè il giro. Ah, ok. Raga, questo quando faccio musica un po' veloce, però come vi ho detto la diretta resta, quindi dopo la mia lezione non termina con me adesso, ma termina con voi che vi staccate da vicino al computer, quindi non ve andate a fare break dance nel salotto, finitevi di fare la lezione qua. Monique dice bene, Paola okay. Molto bene, grande Paola. Ma la mia Paola è? Chi Paola è? Fammi Paola dire. Volgare. Ah, ok. Anche tu sei la mia Paola, eh? Non è che voglio dire. Però c'ho una Paola che si lamenta sempre che non mi segue, sentita dire ci sto dentro a bomba, mi ha fatto sobbalzare. Va bene? Vabbè, ci sei? Fai, da capo tutto il passaggio. Anzi, facciamo tutto quanto da capo dall'inizio. Colleghiamo, mettiamo insieme e poi usiamo la musica, d'accordo? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5,
in realtà è quello più. Ho paura di mettere la musica, dice Veronica. Non ti preoccupare, la metto io, Veronica. Non vedo l'ora di imparare la prima parte e registrarlo. Grande Giulia, vai sul canale che c'è tutto. Sul canale c'è tutto, raga, qua mi stiamo mettendo a disposizione. Cuoricino, Ale che dice musica. Musica, ragazzi, allora le nostre classiche tre volte più un'aggiuntiva voi da soli. Scusatemi se all'inizio di questa diretta abbiamo fatto un po' di casino. Non dipende da noi, ok? Se fosse stata pensata, ha voglia che stavate belle felici. Ok, allora, pronti? Vai, raga, proviamola! Pronti? Che c'è? Le facce del vivo? Ah, le facce sorridendo con le mascherine, non vedo da qua. Musica tosto, siete grandi, meno male che ci siete. Grazie Nadia. Grazie. Tanto amore. Adoro il fatto che ci tenete in considerazione come se fossimo lì, cosa che non succede nelle altre dirette. Ve si ama, grande Giulia, grazie. 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 Ma voi siete, è come se fosse il mio pubblico, siete qua a fianco a me. E se no non avrebbe senso fare la diretta, sì, fare il video registrato. Se no sì, registrato, che... Anzi, mi dispiace, poi soprattutto quando sono problemi che non posso risolvere, del tipo questo, perché io preferisco lavorare qua, raga, non ve lo dico, cioè, ma per me cambia. Però se sarò costretto a tornare a casa, vabbè, anche un modo per prendere un po' d'aria. Ma adesso l'ho chiesto proprio, velocissima, sì. Con la musica bruttissima, dai, Miki, un po' di lavoro. Mi sono incartata di brutto, ma è bellissimo. Sì, no, allora l'avevo immaginato, ragazzi. Marò, mi sono persa con la musica. Allora, facciamo una cosa, la guardate una volta.
guardatela una volta, non provatela, poi la riprovate la terza volta come, e poi ne provate a fare una da sola, ok? Poi raga, la diretta ve l'ho detto, continua, continuate a farla, proviamo insieme. Vai. Detto Sonia, avevo detto che mi preoccupava. Allora, sono stati chiari i movimenti, però li avete letti? Dovete riproporre qualcosa che gli somigli anche, eh? O farlo addirittura meglio di me, perché no? Non c'è, che insegnante sei se quando insegni non fai diventare i tuoi allievi più bravi di te? Certo. Proprio voi dovete partire dal mio scalino per superarlo, non per stare indietro di me, ok? E io mi impegnerò affinché questo non succeda, cioè nel senso di darvi il massimo e al mio contempo comunque di crescere, di migliorare, affinché ci sia sempre un miglioramento di tutti. Poi che cercate di superare che vengo, dico, certo, di per salire tutti insieme, quindi insomma, un confrontarsi in maniera felice, ok? Meglio, che dice? Ma mi incasino nell'ultimo 8, però bella. Ah, sono contento. Un po' di lavoro in più, Marica, e ci arrivi, ne sono sicuro. Certo, no, ma si fa, ve lo proviamo una volta, io lo accendo e voi lo ballate, proviamolo così, dai, proviamo insieme, io lo accendo però, vi potrei vedere, quando lo provate, pronti? Vai, da solo, io vengo solo. So che in questa parte ci sarebbero state delle difficoltà, non avevo dubbi che sarebbe successo, ma prometto, venerdì ci ritorno, prima di andare avanti con la coreografia per poi concluderla. Aspetta, che hanno scritto grande indico, tu l'hai... quello che ho detto prima. Io mi perdo all'improvviso. Allora, io mi perdo all'improvviso, ci sta, però avete tempo, avete tutta la giornata di oggi, la giornata di domani, tanto gli impegni sono pochi, quindi dedicatevi del tempo per imparare e riguardare e la diretta che rimango pubblicata adesso, oppure aspettando il link della camera, che insomma ci darà anche qualche dettaglietto in più, un qualche taglio delle nostre conversazioni che renderà la lezione più fruibile, d'accordo? Beh raga, un'ultima volta insieme e poi ci salutiamo, d'accordo? Proviamo la fatica. Una cosa soltanto che volevo far capire, quando facciamo questo passaggio da crap, che immagino che sia quello più ostile, sinistra che va indietro, gamba destra che va e corpo che scende, sale tallone, punta tallone, ma se questo lo fate anche così va bene, non importa, tiri lì, però dà il senso del che c'è sotto nella musica, da qui faccio giro, personale tutto questo, quindi per adesso almeno sarà
quello che volete, quello che vi piace, fate, d'accordo? L'ultima volta insieme e poi ci vediamo per farvi chiacchiere, ok? Se ne abbiamo parlato proprio oggi, non ho detto mai una parola. Pronti? Ma ragazzi, stilosi, eh? Personalità! Ne ho viste di cose belle durante i video che mi avete mandato su Facebook, personale a me, bravo, andate, spingete! E tutto ci cavalli!